la giovane Lana che vedete qui sulla copertina di Ruby Falls, volume firmato da una grande maestra del fumetto americano come Enno Senti e dalla brava disegnatrice Flavia Biondi, la giovane Lana, vi dicevo, vive a Ruby Falls, un paesino dell'interno degli Stati Uniti, come ce ne sono 50 miliardi. È un posto dove non succede assolutamente niente, dove l'etica e la morale sono molto chiuse, dove la cosa migliore che può capitare è di trovare un lavoro all'interno del paesino e rimanere lì per tutta la vita. Lana ha due genitori un po' particolari, molto legati al paese di Ruby Falls. Uno è, come dire, il macellaio, no? Del paese, un po' messo in crisi dal fatto che anche negli Stati Uniti rurali o comunque nelle zone più interne tradizionaliste è arrivata la tecnologia e quindi la gente inizia a comprare la carne online oppure nella grande distribuzione. Ha una mamma un po' così, un po' alternativa, un po' insofferente di questa cittadina, e poi ha una nonna a cui vuole molto molto bene, ma che ha anche un carattere molto tosto e soprattutto è malata. Non si capisce bene se sia demenza senile o forse sia Alzheimer, sta di fatto che non è sempre presente a se stessa. E la nonna avrà un ruolo importantissimo all'interno di questa storia. Perché? Perché nella sua lucidità altalenante a un certo punto rivelerà un segreto. Tutte le piccole cittadine americane hanno dei segreti, ci ha insegnato per esempio Stephen King, ma ce l'hanno detto tantissime, tantissime storie che raccontano appunto di sordidi misteri nascosti, un po' la Twin Peaks, nelle cittadine che sembrano di facciata più tranquille. Ecco, la nonna di Lana ha assistito probabilmente a un omicidio. È una storia che tutti sanno, che tutti conoscono. Una ragazza ribelle, un po' come Lana, che non voleva accettare Ruby Falls, insomma, che passava un po' per una poco di buono in questa cittadina molto moralista, tutti pensavano avesse fatto una certa fine. Invece la nonna di Lana da piccola probabilmente ha assistito a qualcosa che non avrebbe dovuto vedere. Suo padre deve aver aiutato a compiere un omicidio o comunque a mascherare le prove di un omicidio accaduto appunto in questa cittadina. Problema: possiamo fidarci di questa nonna? I suoi ricordi saranno reali? Lana decide di sì e si mette a indagare. Si mette a indagare, a rimestare nel torbido di una storia che nessuno vuole ricordare e che tutti pensavano già sepolta nel passato e risolta, e ovviamente va a pestare i piedi a qualcuno a cui probabilmente non dovrebbe, o comunque crea scompiglio all'interno dell'equilibrio molto precario ma secolare di questa cittadina. Qui parte la storia e chiaramente si dipana questo giallo, no? Questa indagine, questo mistero che pian pianino andrà ricostruito, sempre ammesso che ci sia qualcosa da ricostruire. La cosa interessante di Ruby Falls è che siamo di fronte a una grande scrittrice come Enno Senti, legata ad alcuni dei cicli più interessanti di fine anni 80, per esempio di Devil, ma poi anche creatrice di uno dei personaggi più interessanti, particolari e fuori dagli schemi legati alla mitologia degli X-Men, come Longshot, questo personaggio immerso in un mondo di media utilizzati come arma da Mojo, e lui che vuole sfuggire alle regole di questo mondo, e tra l'altro è un personaggio che ha la fortuna come proprio potere ed è androgino e assolutamente non inquadrabile. Enno Senti, vi dicevo, non è affatto una narratrice banale, e quindi all'interno di questo giallo inserisce tante altre cose. Lana è un personaggio particolare e che, prima ancora che ricostruire il passato e le memorie
frammentate di sua nonna, deve ricostruire se stessa. Lana è una giovane, insomma, che si affaccia all'età adulta vera, cioè a quella delle responsabilità, sia personali che affettive, ed è in un momento di grande confusione. Il suo cuore è legato a qualcuno, ma forse lei ha paura di questo legame. Ha un orizzonte, un orientamento personale, anche sessuale, molto preciso, ma che potrebbe essere in crisi. Lana ha sicuramente un problema con l'autorità e ha un problema con le decisioni e la definitività, in qualche modo, o l'impegno che le decisioni poi presuppongono, soprattutto con la responsabilità nei confronti degli altri, e ricostruire il percorso che farà durante l'indagine sarà anche un percorso in qualche modo di autoanalisi. Non a caso, insomma, deve recuperare un pezzo dell'identità di sua nonna, quindi di una sua diretta antenata e soprattutto di un affetto molto caro nella sua vita, e questo la guiderà verso una definizione sempre maggiore della propria personalità. Bello, Orby Falls. Forse un po' macchinoso nella prima parte e forse meno interessante nella sua componente che ci viene presentata come quella più dinamica, cioè nell'indagine. Diciamo che la Nocenti perde un po' il timone nel mantenere anche quella parte lì che chiaramente le interessa di meno. Ma che è però quella parte che fa da guida per noi lettori, no? Perché è quella che mette in moto gli eventi a tutti gli effetti. E questo è un po' un problema in alcune fasi, perché tutto ciò che ci sta intorno è molto interessante, ma è un po' come se, non so, se si lanciasse qualcosa in aria e improvvisamente cambiasse direzione. Va bene, però noi ci ritroviamo improvvisamente spiazzati, no? Perché ci aspettiamo che la palla che ci viene lanciata cada in una certa direzione e improvvisamente, o comunque ci rendiamo conto che c'è qualcosa che non va. Però Orby Falls rimane comunque una gran bella lettura. Anche e non secondariamente, grazie alla narrazione per immagini di Flavia Biondi. Flavia Biondi, che è chiaramente una seguace della linea Chiara, molto pulita, molto interessante nel modo in cui caratterizza, anche grazie ai dettagli e alla loro recitazione, i personaggi. Qui vedete Lana con il suo interesse amoroso, insomma, Lana è sicuramente bisessuale, non sappiamo se anche omosessuale, in maniera definitiva, probabilmente è una delle cose che dovrà decidere anche lei. Diverse idee di narrazione e di messa in scena da parte della Biondi, guardate l'utilizzo di questa insegna di un ottico per inquadrare l'azione, insomma, quello che succede nella vignetta. E soprattutto delle tavole estremamente competenti e molto luminose. Anche l'uso dei colori è molto interessante, molto competente. E Flavia Biondi è una disegnatrice assolutamente convincente, che sa utilizzare il colore soprattutto degli ambienti per identificare il momento da un punto di vista emotivo e a volte a contrasto, per esempio, con l'aspettativa emotiva che abbiamo intorno, cioè che fa parte del contesto, e invece la situazione, diciamo, emotiva dei nostri protagonisti. Qui, per esempio, è molto interessante. C'è una scena di triangolo amoroso, no? E come vedete ci sono i tre protagonisti di questo triangolo che su questo sfondo giallo di questa fiera, di questo mercato, vengono identificati da un grosso contrasto cromatico. E il nostro occhio viene puntato appunto dalle tavole e da questo utilizzo del colore sullo stato emotivo dei tre protagonisti di questo triangolo e che vengono isolati in tre momenti diversi. Molto, molto, molto interessante e tutto molto ben fatto.
Ruby Falls è un giallo, come dire, appena più che discreto, non particolarmente affascinante, che secondo me si perde un pochettino nel suo procedere, ma sorretto da uno sviluppo dei personaggi, da una componente emotiva e personale, da uno scavo interiore della sua protagonista, davvero molto interessante. E che secondo me parla moltissimo agli adolescenti e ai giovani uomini e alle giovani donne, perché davvero Lana ha un percorso personale interessantissimo e che consiglio a tutti i lettori più giovani e gli spettatori più giovani dei video di Bad Taste di affrontare, perché nella sua brevità è davvero molto molto interessante. Una bella proposta, Bao Publishing, Ennocenti, Flavia Biondi, Ruby Falls. Un giallo un po' così che racconta tanto però dei suoi personaggi e della cittadina. Un po' così tradizionalista, ma forse con più interessante appena sotto la superficie di quanto non appaia, di Ruby Falls. Buona lettura! See you! Bad taste.